ben ritrovati, bentornati a colazione. Questa mattina è con noi, lo vedete, lo saluto e lo ringrazio, Corradino Scipioni della Biblioteca del Ricordo di Montorio Alvomar. Buongiorno Corradino, ben ritrovato, è sempre un piacere incontrarti e soprattutto averti il nostro ospite. Buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie per l'invito. Che notizie ci porti da Montorio? Montorio tutto calmo, anche se le polemiche ci sono sempre. Allora, Corradino Scipioni, per chi non lo sapesse, ha voluto la Biblioteca del Ricordo, che è una biblioteca molto particolare, credo unica nel suo genere in Italia, perché intanto si trova all'interno di un palazzetto dello sport, il palazzetto dello sport di Montorio Alvomano. È nata e l'ha voluta Corradino per ricordare tre ragazzi morti nel terremoto dell'Aquila del 2009. Ecco perché la Biblioteca del Ricordo. E poi c'è delle particolarità che Corradino ci racconterà, anche con qualche problema, insomma, tra alti e bassi e con grande fatica, perché se ne occupano principalmente lui. Questa biblioteca unica nel suo genere va avanti, raccontata da tutti, dai media anche nazionali, insomma, qualche problemino lo si incontra quotidianamente. Beh, certamente la biblioteca ormai esiste dal 2010, quindi sono 14 anni, la stanchezza c'è, la partecipazione è scarsa perché faccio quasi tutto da solo. Però cerco di andare avanti anche se ci sono tante difficoltà, perché prima di tutto è poco frequentato, dopo il Covid c'è stato un calo di presenti, ci sono i ragazzi che sono tantissimi e frequentano il palazzetto. Che lì si gioca purtroppo, a pallavolo principalmente, un palazzetto che ospita. Anche altre attività, sì. No, tante discipline, c'è il calcetto femminile e pallavolo. Ogni tanto viene qualche altro gruppo a fare attività sportiva, però la maggior parte è pallavolo. È pallavolo, c'è anche una bella tradizione. Beh, pallavolo, anche se adesso sono un po' in fase di stallo. Sport in tutte le cittadine. Tradizioni sportive, ma evidentemente insomma una fase giusta. No, prima di tutto mandano i soldi e dopo mandano anche gli atleti, perché Montorio ha fatto per tanti anni la serie B maschile. Femminile, però i giocatori locali non ci sono. Se ci vuole la provincia di Teramo fare una squadra di Serie B è problematico. Bisogna, come si dice, allevare le nuove generazioni e tornare alle categorie che competono, aspettano locali, tutti che stiamo intorno. Corradino, diamo prima uno sguardo ai giornali questa mattina, ai titoli principali, e poi andiamo nel dettaglio della Biblioteca del Ricordo. Il Messaggero, ovviamente il titolo in primo piano e di prima pagina è la nuova giunta, perché domani alle 11 all'Aquila si insedia il nuovo consiglio regionale. Entro oggi il presidente Massini dovrebbe annunciare la nuova giunta, 4 assessori all'Aquila, uno a Pescara che potrebbe avere anche la presidenza del consiglio e dovrebbe essere la presidenza del consiglio che dovrebbe tornare al presidente uscente a Sospiri. Entrano Quaglieri, Dall'Untis che sarebbe l'assessore Teramano, Sospiri, imprudente, Magnacca e Veri, rebus scoccia. Cioè, tu segui le vicende? Beh, non è che seguo tanto, però speriamo che la giunta lavori bene. L'unico assessore D'Annunzio che è stato confermato, perché era il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, speriamo, che comunque oramai equivale ad un assessorato, insomma, anche un potere decisionale. Il maggior numero di assessori aspetta all'Aquila, in quanto hanno avuto un grosso successo. Soprattutto Fratelli d'Italia all'Aquila, un grandissimo successo. A Teramo è toccato solo un assessore, l'abbiamo visto da Nuntis, che è rappresentante della Val di Brata in particolare. Nonostante tanti voti di Paolo Gatti, insomma, fuori dalla Gatti, non so che farà. Dovrebbe fare il capogruppo di Fratelli d'Italia. Staremo a vedere domani. Oggi scopriremo la giunta, domani scopriremo tutti i ruoli all'interno del consiglio regionale. Teramo, eventi in centro storico, vogliamo lavorare tutti. Protestano i commercianti lontani dalle manifestazioni di richiamo. Il clou nello slargo di Piazza Martire, nella prima parte di corso San Giorgio. Chi ha le attività fuori da quest'area si lamenta, perché dice fin qui non ci si arriva. Un problema forse anche Montorio addirittura il centro storico è paralizzato. Prima di tutto le attività ce ne sono pochissime.
pochissime. Adesso con i lavori della ricostruzione del terremoto addirittura la strada è stata chiusa, giustamente dico, perché altrimenti non... Il centro del terremoto è stato per questa zona rossa, perché insomma, beh, no, i danni sono stati tanti. Montorio ha fatto parte del cratere sia del primo terremoto che del secondo, quindi ha avuto grossi danni. La ricostruzione adesso sembra che sia avviata in modo positivo, speriamo che si arriva presto a concludere tutto. Di rivedere la Montorio di una volta. Poi una notizia di cronaca, purtroppo ancora un incidente sulle nostre strade, auto contro camion, muore padre di due figli, statale 80 chiusa al traffico per permettere i rilievi, nessuna frenata, l'ipotesi è quella del malore, è successo a Piero della Lenta. Un uomo di 58 anni è andato proprio completamente nell'altra parte della strada, è andato a finire con un bilico. Da solo, quindi? E probabilmente si è trattato di un malore. Stanno cercando di chiarire la dinamica, ma forse era chiara. Condannato a 2 anni un ex comandante della caserma dei carabinieri di Crognaneto, l'ex maresciallo accusato di falso e truffa per aver attestato in modo non veritiero i turni di servizio. Oggi c'è molta cronaca giudiziaria, cronaca nera. Questo è quanto ci propongono i giornali. Questa mattina, ripetiamo, l'attenzione è tutta sulla nuova giunta e sull'avvio di questa nuova legislatura alla Regione Abruzzo con Marco Marsiglio riconfermato presidente, per la prima volta tra l'altro in Abruzzo un presidente eletto è stato riconfermato, sì. Non è mai successo, speriamo che lavori bene. C'è sempre un Adriano, ce l'auguriamo per il bene di tutti gli abruzzesi. Torniamo alla biblioteca del ricordo. Intanto ricordiamo perché l'hai voluta e chi vuole ricordare questo luogo. La biblioteca è nata, come abbiamo già anticipato, nel 2010, dopo il terremoto dell'Aquila. Mi venne non che ho avuto l'idea di fare biblioteca, perché è difficile pensare di creare una biblioteca. I primi tempi l'idea mia era quella di mettere a disposizione di tanti ragazzi che frequentano il palazzetto dei libri da leggere per avviarli alla lettura. Già quella da sola era una buona idea. Quindi ho cominciato a scrivere alle case editrici che hanno subito risposto in maniera positiva alla mia iniziativa, cioè, mandandomi tantissimi cosa libri. Dicevo che volevo mettere a disposizione della ragazza biblioteca dei libri di lettura. Glielo spiegavi che volevi creare questa biblioteca dentro un luogo di sport? No. Inizialmente no, perché che ne sapevo, non ho l'idea come si fa a pensare per la biblioteca, è stato tutto casuale, diciamo. Cioè, visto la partecipazione positiva di tutte le case scritte, le case editrici, quindi mi è venuta questa idea, perché non facciamo una biblioteca? E allora investiamo a Lorenzo, Arianna e Federica, sono tre ragazzi che morirono nel terremoto dell'Aquila. Lorenzo tra l'altro era un giocatore, Lorenzo ci giocava con la squadra di pallavolo del Montorio che giocavamo all'epoca in Serie B, quindi da piccolino lui frequentava il palazzetto. Ragazzo bellissimo. Arianna, che era la fidanzata, veniva quasi tutti i giorni pure al palazzetto. Tra l'altro Arianna l'ho tenuta a battesimo io, quindi tu sei il padrino di battesimo. Federica la conoscevo poco, però era pure una ragazza di Montorio, quindi lei lavorava nel sociale. Tutte e tre erano all'Aquila a studiare e purtroppo il destino ha voluto che erano presenti la notte del 6 aprile. Purtroppo sono morti tutte e tre. E quindi adesso la biblioteca è cresciuta in modo esponenziale. Tu ci sei stata più di una volta, puoi esserne testimone. Non sono stato raccontata, poi insomma, poi Montorio è molto nel mio cuore, sono di Montorio, sì. Ho tanti amici anche. Ne hai parlato tante volte della biblioteca, ci sei stata, ti sei commossa pure. È veramente una, non lo so, pezzo di anche di grande umanità, poi no. Come sei fatto tu, non è che è secondaria la tua figura lì, non è perché l'ho fatta io, però certamente io sono di parte, però è un luogo speciale, è un luogo che commuove. Tu penso che ti sei commossa pure altre volte. Ci sono persone che vengono giù e si mettono a piangere addirittura, e questo lo fanno in modo particolare gli scrittori, persone di cultura, perché quando vengono le persone a vedere le partite, quelli che sai cosa, diciamo, sono disinteressati alla partita, sì. Quindi invece quando viene qualche scrittore, qualche rettore, qualche professore universitario si commuove. Cosa ti dicono soprattutto quando arrivano, a parte la commozione? Dicono che è una cosa meravigliosa. Dopo sport e cultura vanno a braccetto, è il plus per i giovani.
purtroppo dovrebbero andare dovrebbe, a braccetto, purtroppo non si legge pochissimo. Un periodo di tempo, qualche anno fa, c'era un gruppo di ragazzi che ogni settimana prendevano un libro. Adesso allora ricordiamo come anche perché ci sono delle storie anche molto belle legate ad alcuni libri. Tu hai avuto anche l'onore di avere libri, avere attestati da persone molto importanti. Allora, la prima fase è stata quella della richiesta alle case editrici di avere questi libri, che te ne hanno inviati a volontà perché hanno ritenuto un'idea meritevole la tua. Dopodiché hai cominciato ad avere altri tipi di contatti e dovunque ti sei avvicinato, come dire, dovunque arriva Corradino, tutto quello che tocchi diventa oro. Dopo la casa editrice ho cominciato a scrivere gli autori. Anche gli autori hanno aderito volentieri mandandomi i libri a loro spese e con delle dediche. Infatti ho fatto un angolo dove sono tutti i libri donati agli scrittori con delle dediche. I libri mi sono arrivati anche da Mark Levy dall'America, da Glenn Cooper dalla Riley dall'Inghilterra, quindi da quasi tutti gli scrittori italiani. Da Camilleri volevo sentirti dire qualche nome anche molto popolare, insomma. Camilleri, Scurati, la Postorino, no, mi sfuggo dei nomi, però tantissimi. Quello che voglio dire, andatela a vedere questa biblioteca, anche se non siete di Montorio, perché oltre a vedere una situazione veramente molto particolare, perché lì si è sommersi dai libri, ma nello stesso tempo si sentono odori, per chi è abituato a seguire lo sport, odori e rumori tipici, no, dello sport. Adesso si vedono queste due cose che apparentemente sembrano in contrasto, ma come dicevi tu dovrebbero appartenere alla vita e alla quotidianità di tutti noi. Lo sport che fa bene è la cultura, la lettura che fa altrettanto bene. Infatti mezzo sana ce l'avevo scritto, però fuori che c'è scritto? Fuori c'è scritto una frase di Andrea Giorgi che venne un anno dopo, nel 2011 se ricordo bene, disse una frase: ho girato i palazzetti dello sport di mezzo mondo e non ho mai trovato in un luogo di sport una biblioteca bella e vera come questa. E tu questa l'hai frase io l'ho scritta, certo, dietro ho chiesto la disponibilità a Giorgi di metterla. Dopo, perché le biblioteche sono tutti luoghi belli perché sono i libri, quindi dove sono i libri sembra un luogo bello, però la biblioteca del ricordo è particolare perché sono angolini con quadri, piani, dei divanetti. Quindi, e tu nel tempo hai ricevuto anche un sacco di doni dalle persone che ti hanno voluto bene, La biblioteca non è riconosciuta, io così è rimasta sempre su. Che cosa si deve fare per parlare? Chi la deve riconoscere nel caso sul libro della tua? Io non conosco. Ma bisognerebbe fare un'associazione culturale, oppure potrebbe intervenire la società sportiva del volley, potrebbe intervenire il comune a cui sembra. Tipo diventare comunale? Come no? Io sono disponibile a me. Perché quello è un bene della comunità, non è mica mio, io sono stato qui a promosso e cura, però quella è a disposizione è di tutti, non è mia. Quindi il comune magari viene il sindaco e mi dice: guarda un po', da questa qua da un anno, fra 5 mesi, 6 mesi diventa biblioteca del ricordo comunale. Appello magari ad Altitonante, che oggi è il sindaco di Montorri, a raccogliere questo invito. Perché far andare verso la biblioteca, cioè portarla fuori dal palazzetto? Non ha senso, perché biblioteche, a parte Montorio è già una bella biblioteca comunale. Ma quella è particolare proprio perché sta lì, diventerebbe una cosa normale, altre, sì. Quindi non perderebbe tutta la particolarità. Senti un po', quanti, poi intanto vediamo anche qualche numero di questa biblioteca, quanti giornalisti, perché abbiamo detto che a un certo punto è diventato un fenomeno e ha attirato anche l'attenzione della stampa nazionale, tu oltre a noi, no? Locali, che tutti, insomma, i quotidiani locali, e noi di Super J, anche attraverso il nostro giornalino, tutti hanno dedicato attenzione comunque a questa unicità. Da fuori? Il Corriere della Sera qualche anno fa mi fece un bell'articolo, però non sul cartaceo ma sul web. Fece un articolo, dopo ne hanno parlato anche a Gheo della biblioteca, sì. E quello fu una soddisfazione terribile. Raccontacela un po', perché tu me l'hai raccontata, è bella quella. Cioè, a me, io siccome scrivevo, quante ne hai scritte di me? Ne scrivo a centinaia al giorno, a migliaia a volte. Scrissi una scrittrice che dopo qualche tempo mi contattò dicendomi che lei andava a Gheo, appunto. Dopo
che aveva terminato da pochi giorni la Fiera Internazionale del Libro di Torino, il Salone del Libro di Torino. E lei andava a Gengheo e mi preannunciò che avrebbe parlato della biblioteca. Qualche giorno dopo fui contattato dalla redazione di Gengheo dove mi chiedevano delle foto. E io ho mandato queste foto e dopo finalmente arrivo il giorno della puntata, dove Emma Sattami, se non sbaglio, si chiama questa scrittrice, che è una scrittrice giornalista. E quindi questa parlava del Salone Internazionale del Libro di Torino e a un certo punto disse, raccontò di un episodio di uno scrittore che aveva fatto un manoscritto e l'aveva perso, e prima non era come adesso, si prendeva gli appunti, no? Certo. Quindi ha perso il manoscritto, ha dovuto riscriverlo da capo. Però molti anni dopo, quando lui era morto, il suo manoscritto fu ritrovato ed è stato collocato nella biblioteca di Firenze, e disse a proposito di biblioteche e parlò della biblioteca del ricordo di Montorio, come era nata. E a un certo punto la Sagramola disse, facciamogli un applauso al signor Corradino Scipioni, e quello fu. Ma tu ce l'hai questo pezzo? Ce l'ho, fu una soddisfazione enorme. Se c'era la partita di pallavolo, in quel momento potevo giocare a pallavolo, pure oltre la rete. No, beh, è ovvio che quello che fai non è a scopo di lucro, per cui queste soddisfazioni, piccole o grandi che siano, voce, ti danno la forza di andare avanti. Un altro episodio, un giorno ero al palazzetto insieme ad altri dirigenti, mi arriva una telefonata, io sono emotivo, allora dopo un po' finisco la telefonata, feci una sudata pazzesca, e io mi dice, che ti è successo? Mi aveva chiamato la segreteria del Presidente della Repubblica, dove mi annunciava che la mia richiesta di donazione di libri era stata accolta. Hai chiesto anche al Presidente della Repubblica dei libri per che mi furono mandati, con dentro un tagliandino e il timbro che... erano libri che facevano parte della biblioteca della Presidente della Repubblica. Addirittura. Di che tipo di libri? Di tutto, dai fumetti, di tutto. Stanno lì. Chi era il presidente, l'attuale presidente? Giorgio Napolitano. Ah, era Giorgio Napolitano. E ti invio... uno scatolone di libri, una lettera d'accompagnamento, firmata. L'hai messi in un punto particolare. La tua biblioteca, la biblioteca di tutti che tu hai voluto, è divisa anche in varie sezioni, come ci dicevi, la sezione dove sono i libri autografati dagli autori. Siccome appena mi arrivano i libri, noi cominciamo a catalogarli in base alle case editrici, quindi facciamo la catalogazione in base all'arrivo. E ne catalogiamo 2200, dopodiché la catalogazione è finita perché io non amo il computer e dopo la collaborazione, come dicevamo, è scarsa. E quindi, ma nessuno proprio? Ogni tanto si avvicina qualcuno, cioè è in impegno e purtroppo non c'è... Economicamente non c'è nessun riscontro. Però quello diciamo che nessuno certo, l'ha fatto per i ragazzi, se qualche ragazzo gli piace, però dopo chiaramente devono studiare, devono preoccuparsi, trovare un lavoro, non può andare perdendo la biblioteca. Di volontariato però fa bene. Qualche associazione, speriamo che venga fuori qualche associazione. Un altro episodio bello, perché ho avuto soddisfazione, come diceva, è venuto Marco Tardelli a presentare il suo libro. Che ha scritto insieme alla figlia Sara, sì. E vennero le scuole, ci siamo pieno il palazzetto era, però tutto si parlò fuorché di libri, perché chiaramente i ragazzi erano è vero pure che la biblioteca di ricordo forse è proprio il posto ideale per gli sportivi scrivono i libri, perché lì Tardelli incarnava, no, il simbolo dello sport, e con il suo libro anche infatti vennero la cultura. Roberta Scorranese, che è una nostra collega che lavora col Corriere della Sera, è stata pure lei da me a trovarmi e ci prospettò perché non vede un premio sui libri sportivi, avreste sicuramente un grosso successo, però ce ne sanno tanti, i grandi campioni tutti scrivono. Ci mangio un'idea, però io... Tu dici, io sto solo, dove vado? Io mi sono quasi stufato. No, tu fai, non ti devi stufare, perché è veramente una gioia entrare nella biblioteca del ricordo. È 14 anni che esiste, però un paio d'anni prima ho dovuto iniziare... per la che è nata dall'oggi al domani. Vediamo un po' i numeri. Dunque, 14 anni...
dall'esistenza. I libri ci hai spiegato come li hai avuti, quali sono i numeri di questa biblioteca, quanti libri hai? Certo, il neo è quanta gente ci viene a leggere, quello è il problema. È più simbolica più oggi, cioè, eppure c'hai dei libri spettacolari. I libri sono belli, ma ce ne sono tantissimi libri. Io quanti ne sono? Non lo sai? Non lo so se perché noi ne andiamo così. Ma ipotizziamo un numero. Possono essere pure 20-25 mila, perché c'ho sopra la tribuna c'ho tutte cassette piene di libri, quindi da sistemare negli scaffali. Poi tra l'altro sei diventato la tua biblioteca, la vostra biblioteca è diventata un punto di riferimento, perché alla sottoscritta, e credo che questa persona ti abbia anche contattato, che tra l'altro è una mia collega, mi chiedeva informazioni proprio sulla biblioteca, ti ricordo che voleva donare dei libri anche lei, che aveva, no, anche libri di un certo prestigio, dovendo cambiare casa voleva donarle alla biblioteca. Secondo me ti ha contattato, di riservatezza, non diciamo il nome, però voi anche chi vuole, adesso le donazioni sono anche spontanee. Sì, non sì, però più. Oggi come oggi dove li metti? Non ho più assolutamente dove mettere, quindi non, certo se qualcuno ti porta i libri io dico prima di tutto posso fare l'uso che voglio, cioè se sono doppioni, se non mi servono, io li regalo altre attività. Infatti pure sembrava affratto che hanno fatto una piccola biblioteca sul resto del Bertibue. E io ho donato due o tre cassetti di libri. Io li regalo i libri, che ci faccio? Ma quando sono devi viaggiare. Perché usa il libro se lo tiene lì? Un episodio, qualche anno fa vennero dei ragazzi dei Boy Scout di Roma a dormire, e dormirono nel palazzetto. La mattina ritrovai un bigliettino di un ragazzo, disse che non sono un ladro, ho preso un libro che andavo cercando da tanto tempo e tutta la notte cioè, finalmente l'ho trovato, e dice, concludeva dicendo non mi dimenticherò mai di questo paese e di questa biblioteca. Il tagliandino gli ho fatto la gonnia, una cosa bella. E veniamo alle note dolenti, bella la biblioteca, arrivano purtroppo poche persone, di recente insomma hai a che fare anche con delle questioni diciamo così un po' burocratiche, perché il sindaco, cioè, è prevista la ristrutturazione del palazzetto, e per cui il sindaco gli ha detto questa biblioteca che dobbiamo fare, intanto inizialmente voleva togliere, perché nella biblioteca del ricordo è fatta in maniera particolare, ovviamente si entra al palazzetto, poi per salire diciamo così sulla scalinata per assistere alle partite ci sono delle scale, lungo le scale ci sono i libri e poi si arriva dove ci si siede per assistere alla partita, sul muro alle spalle degli spettatori ci sono degli scaffali. Inizialmente cominciò la questione con il comune che bisognava gli scaffali. No, adesso non è il problema degli scaffali, certamente il palazzetto ha bisogno di essere ristrutturato perché è fatiscente, però è vecchio, datato. Ha bisogno di lavoro. Sì. Certamente la biblioteca deve essere potenziata, messa a norma, regolare, questa dovrebbe essere migliorata, perché secondo me è e dovrebbe ed è un fiore all'occhiello per Mondorf. Beh, lo è ormai li conoscono tutti, sì. La biblioteca la conosce tutti. Spostarla dal palazzetto non ha senso perché perderebbe la biblioteca, già c'è a Mondorf, quindi che servirebbe un'altra biblioteca? E allora come si fa? Secondo me bisogna potenziare la biblioteca, ristrutturarla, sistemarla, metterla a norma. Ma se c'è un lavoro da fare al palazzetto, inevitabilmente lì al di là della volontà insomma dell'amministrazione. Se c'è del lavoro da fare, è chiaro, bisogna soprassedere per un po' di tempo. Spostare, no, dove li metti? No, anche perché la biblioteca comunale già anche lei ha dei problemi, invece dei libri su verso il collo hanno dovuto portare i libri, quindi bisognerebbe durante i lavori tenerla un po' in stand by e dopo quando finiranno i lavori. Ma quando dovrebbero cominciare questi lavori? Non ho idea. Dunque non è comunque una cosa immediata, ci sono i margini per non lo so, se ne sentite parlare però non lo sai. Anzi, ultimamente addirittura il sindaco ha investito il palazzetto, non so se ne sei a conoscenza. È diventato da qualche tempo Palasport Lorenzo, Federica e Arianna, ma hanno messo in questo senso, però hanno messo i tre nomi dei ragazzi. I tre nomi dei ragazzi, mi sembra anche giusto. E quello ovviamente giusto. È stato intestato ai tre ragazzi, chiaro. Perché ci sta la biblioteca del biblioteca, chiaro. E qui adesso secondo me il destino di questi due del palazzetto della biblioteca. A maggior ragione deve essere collegato, perché biblioteca ricordo, vendere Palasport, proprio devono convivere. Io dico una cosa che magari può essere assurda.
alla luce di una eventuale ristrutturazione, poi tra l'altro lì è proprio una zona sportiva, un piccolo ampliamento, che una zona proprio dedicata alla biblioteca. Ma questo sta ai tecnici vedere delle soluzioni, però il nocciolo della biblioteca deve stare dentro al palazzetto. Senti un po', tu invece il rapporto con diciamo i dirigenti della squadra che si allena, cioè, proprio la parte sportiva, sono buoni? Sì, sono buoni. Io non sono iscritto come dirigente, però collaboro da sempre. Vi date una mano a vicenda. Cioè, la società già è carente per se stessa, quindi i problemi della biblioteca non si può accollare, perché i dirigenti sono pochissimi, ci sta solo Guglielmo Duco e qualcun altro che non ha grande Guglielmo Duco, un grande sportivo, un grande allenatore, lo salutiamo, ed è veramente un tuttofare in tutti i sensi, e ti dà una mano, perché certo, quando io sono venuta lui c'era sempre. Certo, Guglielmo, se ne va Guglielmo finirà pure la biblioteca, perché il palazzetto dunque Guglielmo non volare perché serve allo sport, alla pallavolo in particolare, che a Montorio serve una punta di diamante della pallavolo teramana e non solo, e a Montorio e a Corradino. No. Tu cosa ti auguri per la tua biblioteca, a parte il fatto che resti all'interno del palazzetto? Io mi auguro che nasca un'associazione culturale che se ne faccia carico di questa biblioteca. Ma non la puoi fare tu, un'associazione con qualcun altro? Ho provato, ho chiesto. Non sono per fare certe cose. Non sei capace di trovare i canali, io sono per il fare. Tu ti metti a disposizione, sì. Però non puoi. Se giù viene un'associazione e mi dice, oppure come abbiamo detto prima, viene il comune, oppure anche la stessa società, perché una volta se ne parlò con Guglielmo, sembrava che non ne parlo qua, ne parlo là dopo. Non è nato secondo niente. Secondo il mio punto di vista, addirittura se la gestione passasse ad una società sportiva, ancora sarebbe il massimo, più unica. E farebbe un figurone la società sportiva, immagino che in tutta Italia non ci sia una società sportiva che si occupa anche di cultura in maniera attiva. Qualche anno fa venne una giornalista di Pescara, forse seguiva il figlio una partita di volley, e disse, ma qua voi prima della partita dovreste almeno dire qualche parola della biblioteca, per invece... Sì. Diciamo che non c'è, cioè, eppure basterebbe, da come la racconti tu, basterebbe veramente poco, ecco, prima di una partita dire una parola, quando arrivano le persone magari se indirizzarle anche a guardare la biblioteca, fare delle iniziative letterarie, quelle le hai sempre fatte. Cioè, quello abbiamo sempre fatto. Quando eravamo in Serie B anni fa, scrivevo pure la società sportiva e mi portavano i libri con le dediche. Cosa hai fatto adesso? Non sai più dove metterli, questo è il problema. Io tolgo, aggiungo, levo il tuo libro. E qual è il libro che ti dà più? Il libro del cuore, ma non per i contenuti, no? Perché tu, insomma, quelli che leggi tu, sarà un libro che ami di più, ma quello del cuore, perché quando lo guardi dici, caspita, che cosa ho fatto? C'ho lì di Umberto Bracile. Mille Abruzzi, ma non perché parla pure di me del libro Umberto, e quindi quello è il libro diciamo di più. Beh, qualche soddisfazione. Cioè, mi ha messo fra i supereroi Umberto. Beh sì, una persona che crea dal nulla una biblioteca per ricordare tre persone che sono scomparse in un treno, tre ragazzi, all'interno di un palazzetto che gestisce tutti i problemi e che ha messo insieme forse 25.000 libri, facendoseli dare pur dal Presidente della Repubblica, forse è un po' supereroe, lo sai. Per esempio, per fare, siccome come sai i locali non è che sono i locali, sotto scala, una scalinata, però quindi è bella così. Le librerie sono tutto su misura. Io non essendo riconosciuto, avendo fondi, che mi inventai? Pure le librerie. No, scrissi a tutte dei libri di gourmet, no? Dove sono... Come si dice dalle nostre parti, faccio un frate cercatore. Scrissi a sé case di vini, mi arrivano centinaia e centinaia di bottiglie di vini, di cuori, formaggi, cioccolatine, pasta, e facevo sempre, ogni partita facevo una lotteria, incassavo 100, 200, 150 euro, con quei soldi ho fatto le scaffalature per mettere i libri, con quel sistema ho raccimolato dei soldi, ho fatto
Allora, noi ci salutiamo invitando tutti alla Biblioteca del Ricordo a Montorio al Romano, che si trova nella zona degli impianti sportivi, proprio quasi attaccata al campo sportivo di Castro. Sì, dietro è presso il palazzetto dello palazzetto Palasport, Lorenzo, Federica e Arianna. Che bello. Grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. Un piacere trovarti, buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi per l'attenzione. Grazie a voi.